Noi sappiamo che la sua opera è davvero grande in tutto il mondo, soltanto qui a Roma ci sono 7 case di accoglienza e noi con le nostre telecamere abbiamo visitato la prima, la casa Dono d'Amore. Andiamo insieme. L'amore difficile vive in Via Nomentana, dove l'AIDS non riesce ad avere l'ultima parola, dove i colori della vita rimasti sono pochi, ma bastano a ridisegnare i volti e le anime devastati dalla malattia. Qui la preghiera è nuda e non c'è più possibilità di barare con la propria vita. Ma qui, silenzioso e immenso, vive l'amore di Gesù Cristo e la promessa della vita eterna è una carezza, una mano che stringe un ciuffo d'erba, una nostalgia di bene. È la casa più povera di tutte, eppure è un dono dell'amore, di quell'amore che non ha fine.